leggevo su WhatsApp che un gruppo di galline sono riuscite ad ammazzare, a rendere cenere una volpe. Ok? È una storia assurda, perché non so se è una bufala, però immagino questo gruppo di galline tutte assieme che contro la volpe dentro nella loro casa sono riuscite addirittura ad ammazzarla e a farla vedere trovare solamente le ossa. Un'immagine cruda, però è quello che a volte accade anche di buoni in questi territori. Si uniscono e contrastano il crimine, però è da stupidi dire che solo i buoni messi assieme la vincono questa battaglia. Dov'è che hanno vinto? Quando le istituzioni, non smetterò mai di dirlo, sono state presenti. Le due agenzie più importanti, che sono l'agenzia famiglia e l'agenzia scuola, hanno iniziato a dialogare. Il progetto voluto fortemente dall'amministrazione comunale è il secondo appuntamento che si tiene alla casa di Giufà. C'è molta attenzione attorno ai temi che stiamo trattando. Stasera parleremo, diciamo, di dispersione scolastica e di quelli che sono i servizi educativi nel nostro territorio. E per fare ciò ci avvarremo della testimonianza di Alessandro Gallo. Gli ultimi 4 anni per dire è come fare una passeggiata a casa quando scendo a Napoli tra gli amici. Ormai ogni anno ho la possibilità di portare storie, di portare testimonianze, soprattutto attraverso il teatro qui in questa città. Quest'anno ho avuto Santa Napoli, che è un monologo sui fatti miei, o meglio un monologo improvvisato dove parto dalla mia storia personale, la storia di un ragazzo che con i suoi amici decidono di punire un'insegnante coraggiosa che in un quartiere difficile come il mio, Rione Traiano, gli venne in mente di mettere su un laboratorio di teatro contro la camorra. E racconto la mia storia personale, quasi autobiografica o liberamente ispirata alla mia storia personale, che è la storia di un ragazzo che è davanti ad un insegnante coraggioso e decide non di prendere parte a questa rivoluzione, ma di contrastarla, di attaccarla e lasciare un segno importante nel suo lavoro, che era quello appunto di distruggere la scenografia e il teatro. Parto da questo avvenimento, fatto di cronaca realmente accaduto, perché quel gruppo io ci sono stato anche perché all'interno di quel quartiere sono nato e cresciuto, e le storie, alcune storie legate al crimine sono anche storie legate alla mia famiglia, sia mio padre che mio cugino sono stati entrambi affiliati al più grande della Camorra. A Napoli, e parlo di quartieri come Ponticelli, San Giovanni a Teduccio, Scampia, Pianura, l'aria è iniziata a cambiare quando i buoni si sono organizzati. Che poi è facile per i cattivi mettersi assieme e rompere le scatole, no? Succede un cesso a scuola con i bulletti, ma invece è molto difficile trovare un gruppo di buoni che si mettono assieme. Perché? Perché in fondo si sentono già sconfitti, ok? Attenzione, non bisogna aver paura della sconfitta, ok? La paura va elogiata, non bisogna metterla da parte, perché sennò si rischia veramente di restare chiusi in casa, soprattutto in quartieri difficili. Bisogna contrastare la paura. E quando è che la si supera? Quando ci si rende conto che in fondo le persone per bene ci sono, e messe assieme si è veramente forti. Lo spettacolo è legato a un percorso di trasformazione. Io insegno pedagogia all'Università di Vienna e mi occuperò del piano educativo, cioè di qual è il legame tra l'adolescenza, la devianza, il come ci si educa a quella che veniva definita un'educazione criminale, cioè cosa è possibile fare per prevenire. E cosa lega il criminale a ciascuno di noi individualmente nella vita quotidiana. E quindi il tentativo è quello di legare le tematiche di riscatto che sono presenti nello spettacolo, di riscatto e di allontanamento da una cultura camorrista al piano che invece coinvolge tutti noi, che per fortuna noi siamo coinvolti, ma possiamo agire in termini educativi per la trasformazione della società. La Casa di Giufà offre la possibilità anche alla comunità parrocchiale di poter integrare progetti per creare una comunità territoriale consapevole. In altri termini, il problema della nostra realtà di Enna Bassa è che deve prendere consapevolezza di essere una comunità,
uscendo fuori dall'idea di città dormitorio, è una comunità naturalmente nasce e si sviluppa attraverso dei progetti dove la gente sta insieme, i ragazzi stanno insieme e stando insieme creano dentro una progettualità ragionata, creano una visione di città, una visione di territorio. Ed è quella visione che noi vogliamo insieme costruire senza calarla dall'alto, ma favorire invece l'incontro perché insieme si può costruire questa visione.